Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va ragazzi? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Allora, dobbiamo parlare di una situazione molto 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 particolare che riguarda ovviamente una questione delicata, delicata. Io oserei dire molto molto delicata, molto molto strana, eccetera, eccetera. Parto da un presupposto molto semplice. La Juventus è una società che negli ultimi tempi sta lavorando molto 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 bene per rafforzarsi, ok? Siamo reduci da alcune stagioni in cui purtroppo per alcune situazioni che non dipendevano da noi abbiamo avuto una moltitudine di problemi che secondo me sono stati palesemente, e ripeto, palesemente trascinati, ok? E io vi devo parlare di una situazione che è molto 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 particolare. Prima di iniziare, tre cose molto semplici: l'iscrizione, il solito like, la solita campanellina, sempre delle notifiche ovviamente per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, ragazzi, è veramente molto importante. Io vi ricordo che se voi ovviamente non attivate la solita campanellina delle notifiche, praticamente non vi arrivano mai i video. Quindi mi raccomando, fate questa cosa. E se vi va, potete ovviamente anche seguirmi all'interno dei miei social. Quello è sempre una cosa, appunto, è sempre una cosa molto molto importante. Allora, c'è questo problema in attacco della Juventus, no? Questo dilemma un po' offensivo della Juventus, che è un dilemma che secondo me non è molto logico, vi dico la verità. Sto leggendo tante cose sul mercato Juve, sto ascoltando tante cose anche da fonti private mie che fortunatamente reggono bene nonostante il tempo, ma insomma arrivano molto bene. E sto ascoltando da queste fonti delle cose che non credo sia esattamente normale sentire. Allora, la Juventus attualmente ha un parco attaccanti abbastanza ampio, perché noi abbiamo Vlahovic, abbiamo Kenan Illich, abbiamo Chiesa, abbiamo Sulè che torna dal prestito e che quindi bisognerà un attimino vedere che fine fa. E poi abbiamo Ken, abbiamo Milik, un Ken che è stato già mandato via, quindi Ken leviamolo, abbiamo Milik, diciamo solo Milik. Ora, tra questi cinque, gli unici due che hanno il posto assicurato sono Vlahovic e il turco dal piedi d'oro, quindi Kenan, ragazzi. Perché? Perché sono gli unici due sui quali la Juve vuole insistere nel lungo periodo. Cioè, sono due giocatori che attualmente la Juve vuole tenere assolutamente, ok? Quindi Vlahovic non si tocca, a meno che non sia lui a dire voglio andare via. Allora, in quel caso lì, la Juve, insomma, cercherà di trovare la migliore offerta. Kenan non si tocca perché Kenan è un ragazzo che nel futuro sarà veramente un numero 10 clamoroso. Quindi sono gli unici due intoccabili: Chiesa, Sulè e Milik. Tutti e tre rischiano il posto perché si cerca di capire che tipo di giocatori offensivi si vuole avere l'anno prossimo. Allora, partiamo da un presupposto semplice. Io credo che tra questi tre nomi l'unico veramente sicuro sia Sulè, nel senso, Sulè non si è capito se resti, se vada via, se può restare, se deve andare via, se si sente bene, se non va via. Non si è capito veramente niente. Su Sulè c'è una parte di pubblico che dice teniamolo, cerchiamo di averlo, cerchiamo di valorizzarlo all'interno della rosa, cerchiamo di farlo giocare comunque, perché comunque viene da una stagione importante, perché comunque è un giocatore di livello, perché comunque è un giocatore assolutamente straordinario. E c'è un'altra parte di tifoseria che invece vorrebbe cederlo e dice: ma a noi cosa interessa? Cediamolo così teniamo X, teniamo Y. E quindi credo di essermi spiegato. Su Chiesa e Milik ci sono dei discorsi un po' diversi. Allora, su Milik c'è un discorso relativo al fatto che Milik al 99% va via. Quindi io non me la sento di dire che resti. Al 99% va via, ragazzi. Non fa parte di quello che è il corso attuale. Quindi probabilmente lo cedono per quei 5-6 milioni e via. Non ci sono molte cose da dire. Su Chiesa c'è un discorso un po' più ampio. Chiesa ha rifiutato tanti rinnovi dalla Juve. Gli sono stati proposti dei rinnovi, vuole di più. Ha capito che non può ottenere di più. Ora sta tornando. Non si è capito, Giuntoli lo vuole cedere, ve l'ho sempre detto, sono stato probabilmente uno dei primi a dirvelo qui su YouTube, che Giuntoli non vedeva di buon occhio la situazione Chiesa, l'ha sempre detto, e comunque è un giocatore che rischia il posto, sempre e comunque. Allora, quando ve lo dicevo inizialmente, dicevate no, ma non è possibile, adesso vi sto dicendo, io non vi dico cose false, voglio dire, vi dico cose reali, quindi Chiesa rischia.
Chiesa rischia, ma in generale l'attacco della Juve deve essere strutturato in relazione a quello che è il modulo che tu vuoi usare l'anno prossimo. Perché se tu vuoi giocare con un modulo che preveda un centrocampo a due e un terzetto offensivo che va a supportare quella che è l'unica punta, allora io ti dico struttura il mercato in un modo tale che si possa comprare un giocatore o dei giocatori, si possano comprare giocatori che siano comunque di un certo tipo. Allora, da quel punto di vista, io ti posso dire diverse. Tu invece mi dici, metti, io voglio giocare a tre lì davanti, quindi voglio avere due ali, voglio avere una punta centrale, io ti dico, va bene, allora gestiamola in maniera diversa. Ma molta gente si lamenta e dice, Matt, ma perché sono tutti a rischio? In attacco, io credevo che stessimo a posto. Ma come fai a stare a posto se gli unici due giocatori che funzionano, che neanche funzionano al 100%, sono Vlahovic e Yildiz? Solo Kenan e Dusan funzionano qui. I giocatori che ho nominato attualmente, tutti e tre, sono giocatori che per forza devono avere una situazione conflittuale o comunque diversa dal solito. Perché sono giocatori che vuoi o non vuoi, comunque sono elementi che non riescono a darti una sicurezza nel lungo termine. Cioè io su Dusan e su Kenan, io una sicurezza, non ti dico che è totale, però comunque ho una sicurezza. Cioè, io una sicurezza ce l'ho, capisci qual è il discorso? Io una sicurezza ce l'ho sempre avuta, perché Dusan è un numero 9. Molta gente che dice, Matt, ma guadagna troppo. Assolutamente. Sono il primo che te lo dice, guadagna troppo. Però comunque sa segnare, sa fare gol. Un giocatore che comunque un numero minimo di gol all'anno te lo garantisce. Giocatore giovane, importante. Quindi io non dico di essere protetto totalmente, ma comunque il giocatore vale e comunque ha talento e lo conosciamo. Però deve un po' migliorare. Kenan, idem, 18 anni, giovane, 19 anni, quello che ha, insomma, giocatore di livello, forte tecnicamente, io su di loro punto, cioè capite qual è il discorso? Io punto su di loro come giocatori in generale, non punto sugli altri tre che ti ho detto per adesso, perché sono dei tre, dei nomi che non abbiamo ancora compreso totalmente, perché Milik è fuori, ragazzi, al 99% Milik è fuori, cosa volete che vi dica? Cioè è un giocatore che comunque ha fatto il suo tempo qui, ha lavorato, ha fatto 2 anni, ha lavorato bene, ha fatto quello che doveva fare, non è un giocatore. Per me potrebbe anche restare da alternativa, cioè alla fine voglio dire, non costa molto, sta lì, lo fai giocare nelle partite meno importanti, arrivederci. Non è che ti dà un problema, ok? I problemi sono Chiesa e Soulé, perché bisogna capire se tenerli oppure no, perché Soulé porta tanti soldi. Ecco, ve lo dico, Sulè una quarantina di milioni li porta. Se tu lo vendi in Premier, una quarantina di milioni, Sulè te li porta. Quindi con la cessione di Sulè puoi andare a prendere altri giocatori in mezzo al campo che ti servono. Te lo dico già adesso. Se poi tu mi dici, Matt, io voglio tenere Sulè perché Sulè è un giocatore che negli ultimi tempi, negli ultimi anni è migliorato tanto, io ti dico ok, perché comunque oggettivamente parlando, stiamo parlando di un giocatore che comunque nell'ultimo anno ha fatto bene. È un elemento di grandissimo spessore tecnico, quindi è un elemento che comunque può dare tanto alla Juventus, inteso come squadra. È un giocatore giovane perché comunque può migliorare, un giocatore comunque di grandissima qualità, di ottimo estro, buona tecnica. Cioè è un elemento sul quale tu puoi comunque andare a dire, oh cavolo, questo è bravo. Capite qual è il discorso? Lo puoi dire perché comunque c'ha talento, si vede, ha un grandissimo talento, è un elemento di spessore. Te lo ripeto, vale, dipende da quello che tu vuoi fare. Con un 4-2-3-1, 4-3-3, dipende sulle cosa tu vuoi fare. Il problema principale rimane sempre il discorso relativo a Fede, perché Fede è un ragazzo che ha dimostrato poco attaccamento, secondo me, alla Juve nei momenti di difficoltà. Allora, Federico ci ha avuto un infortunio importante. L'abbiamo aspettato, l'abbiamo atteso, siamo stati 2 anni e mezzo senza Chiesa, senza il vero Chiesa, andato all'Europeo, fatto pietà, cioè, gli offriamo un rinnovo, dice di no, poi si gira attorno, vedi i soldi. Cioè, a me questo atteggiamento poi mi sta un po' sulle palle, sinceramente, ragazzi. È un atteggiamento che non mi piace, non l'ho già detto in altri video, è un atteggiamento che mi irrita molto. Quindi deve vedere lui cosa vuole fare. Se vuole restare, a me fa piacere che resti. Se questo è l'atteggiamento, Giuntoli giustamente lo prende e lo cede. Punto. Ma questo è, ragazzi, ma senza dire troppe cose, credere che Chiesa sia un top oggi è sbagliato. Non lo è, punto. Cioè, non lo è. Cosa, i top fanno 20 gol all'anno e fanno 10 assist. Se sei un ala, sei un top. Solé è un altro discorso, è che Solé,
Per me è un giocatore che non... è un giocatore che va studiato Sulé, perché Sulé nasce dietro le punte e poi diventa ala successivamente, ma non è un'ala classica. Sulé è un giocatore che deve accentrarsi e deve tornare al tiro. Quindi che tu Sulé lo voglia usare come ala pura, te lo dico già adesso, non è che riesca tanto, eh? Nel senso, non hai quella velocità che ti serve. Sulé è più un dietro le punte che un'ala pura. Ok, in un calcio normale più classico, Sulè farebbe il dietro le punte, non farebbe l'ala. Quindi bisogna pensarci a queste cose qua. Capito qual è il discorso? Bisogna pensarci perché poi in relazione al mercato è quello che tu vuoi fare. Uno dei due lo devi cedere. Tra Chiesa e Sulè, uno dei due lo devi cedere al 99%, cioè non avrai mai da questo punto di vista una situazione mediante la quale tu potrai dire li tengo tutte e due è impossibile, cioè è oggi letteralmente impossibile, perché comunque la Juve una cessione di livello la fa. Poi no, non sappiamo ancora chi sarà con esattezza, ma comunque una cessione di livello assoluto la Juve la farà. Ok? Fatemi sapere un po' nei commenti che ne pensate.